Sono andato perché mia sorella è malata, molti di voi lo sapete. Most of you know this, but I went there because she's ill. E una cosa che lei trova molto difficile in questo momento è dormire. And one of the things that she finds the hardest to do at this time is sleeping. Qualcuno di voi ha mai sperimentato difficoltà nel dormire? Have any of you had any trouble with going to sleep? Vedo alcuni che vanno sì, sì. I'm seeing some of you that are going yes. Quindi perché? Perché possiamo avere problema nel dormire? So why can we have difficulty going to sleep? Io penso, io vedo persone con figli piccoli, quindi possono avere un sonno disturbato perché i figli piangono. Some of you I know have children and can be woken up at night because the kid is crying. Oppure semplicemente fa caldo, questo sarei io. Or maybe it's just really hot. Oppure in inverno uno ha freddo. Or in case of winter, it's really cold. Forse è per via di un dolore fisico. Maybe it's a physical hurting that's keeping you awake. O la malattia stessa che si chiama insonnia, la quale uno non sa perché non dorme ma non dorme. Or there is a specific illness called insomnia that is you can't sleep but you don't know why. Oppure ci sono le preoccupazioni. Or maybe you're worried. O l'esame domani. Or maybe you're stressed because of exams you have to take. Oppure c'è paura o pericolo. Or maybe it's because of fear. C'è l'afflizione, il dolore che non è fisico ma emozionale. Maybe there's emotional pain instead of physical pain. Nel caso di mia sorella, le cause sono molteplici, ma soprattutto è l'effetto collaterale di una medicina che lei deve prendere che gli impedisce di dormire bene. In the case of my sister, it's the side effect of a medicine that she has to take to cure her illness. Pur sentendo molta stanchezza, dovuta anche alla terapia che ha fatto. So even if she feels really tired, also because of the therapy that she's gone through. Non riesce a dormire. She can't sleep. Va a letto, dorme 2-3 ore e si sveglia. She goes to bed, sleeps 2 or 3 hours and then she wakes up. A lunedì mattina. At 1 o'clock in the morning. Si alza, fa qualche faccenda domestica e poi riprova a dormire. She gets up, she tidies the house, does other errands. E poi riprova a dormire. And then she tries to sleep again. O magari si addormenta dopo pranzo per un'oretta. Or maybe she falls asleep after lunch for an hour or two. È una situazione bizzarra e ironica. It's a really bizarre and weird situation. È stanca morta, affaticata, ma non riesce a dormire. She's really tired, but she can't sleep.
Ci sarà capitato anche a noi? Qualche volta? Has it ever happened to us? Ma se capiterà giorno dopo giorno, comporterà delle conseguenze. But if it happens day after day and night after night, it'll have consequences. Per la nostra produttività, per la nostra concentrazione. On our productivity, on our concentration. Per la nostra salute fisica. On our physical health. Per la nostra salute mentale. On our mental health. Perché, forse chiedete, oggi vi parlo della mancanza del sonno. So maybe you're asking yourselves, why am I talking about sleep deprivation? Beh, il motivo per la quale non dorme mia sorella è correlato strettamente con la cura che sta facendo. The reason my sister isn't able to sleep is strictly correlated to the therapies that she's going through. Ma noi possiamo trovarci affaticati. But we can find ourselves tired. E aver bisogno di riposo per altri motivi. And need rest for other reasons. Da una parte viviamo in un mondo dove il fare e il successo vanno mano nella mano. We live in a world where working and success go hand in hand. Cosa hai fatto oggi? Cosa fai nella vita? What did you do today? What did do you do in life? Chiediamo, quando scambiamo due parole con le persone, no? This is one of the first things we ask when we start talking with people. E anche la parola di Dio sembra confermarne l'importanza. And even the words of God seems to say that it's important. Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Paul in the first letter to the Corinthians says. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è invana del Signore. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not vain. Chiaro? Clear? Dobbiamo essere saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera. We need to be firm, always abundant in the work of the Lord. E il versetto implica anche che la fatica, c'è anche la fatica, e che non è in vano. And this verse implies that there will be it will be tiresome, but it won't be in vain. Perché ce lo dice Paolo prima. Il contesto è Paolo che dice Dio ci dà la vittoria sulla morte per mezzo di Gesù Cristo. How do we know that? It's Paul that in the verse before this one gives us context. Dio ci dà la vittoria sulla morte per mezzo di Gesù Cristo. God gives us victory over death through Jesus Christ. Ma attenzione, Paolo non ci sta dicendo che dobbiamo faticare così a lungo che crolliamo esausti. But beware, Paul isn't telling us to work so hard that we then faint of exhaustion. Anzi, ci chiama a stare saldi ed incrollabili. He calls us to be firm and unmovable. E quindi forse ci troviamo con un paradosso. So maybe we're in front of a paradox. Siamo chiamati a faticare, ma anche a riposare bene. We are called to work hard, but we are also called to rest in. Leggiamo il Salmo 127, da versetti 1 a 3. Psalm 127, from verses 1 through 3.
Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e mangiate pane tribolato. Egli dà altrettanto a quelli che ama, mentre essi dormono. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for he grants sleep to those he loves. Ripeto, egli dà altrettanto a quelli che ama, mentre essi dormono. I repeat, for he grants sleep to those he loves. Il salmista qui è il re Salomone. The person that wrote this song is King Solomon. L'uomo più saggio di tutta la storia. The wisest man in history. E il versetto viene da un canto di pellegrini per quelli che salivano verso Gerusalemme. And this song comes from a chant that was chanted by the pilgrims while they were going up to Jerusalem. So la casa qui, la casa che il Signore costruisce, riferisce al Tempio a Gerusalemme. Quindi, so this house that is referred to here in this verse is the house of the Lord, the temple in Jerusalem. Oggigiorno, questo vuol dire la chiesa di Dio, il popolo di Dio. Nowadays, this means God's church, God's children. Quindi, se i nostri sforzi, le nostre fatiche non seguono il piano di Dio, so if our struggles don't follow God's plans, sono invani. They are in vain. Dio può compiere tutto quello che serve. God can make happen anything. E tutto quello che ci serve, and everything that we need, anche mentre dormiamo, even when we sleep. Allora, la mia prima domanda per noi stamattina, so my first question is, stai dormendo abbastanza? Are you sleeping enough time? Are you having enough sleep? Oppure sei così indaffarato facendo, or maybe you're so busy doing things, che non ti fermi per dormire e riposare, that you don't stop to take a moment and rest. Rifletti sulle tue fatiche. Reflect on your struggles. Quanti sono necessari ai disegni del Signore? How much of your struggle and how much of your effort is necessary to the work of the Lord? E poi chiederti, cosa vorrei cambiare? And then ask yourself, what do you want to change? Dio non ha bisogno di dormire, ma noi sì. God doesn't need sleep, but we do. Dio ci ha creati umani e ci ha creati con la necessità di dormire e riposare. God has created us human and he has created us with the necessity to take a moment and rest and sleep. Ok. Un estremo è chi è molto indaffarato e non si riposa e non dorme abbastanza. So this is one extreme, the one that works all the time and doesn't get enough rest. Ma dall'altro canto, but on the other side, la mia visita da mia sorella mi ha anche colpito. The trip that I took to see my sister mi ha colpito perché la sua malattia le ha costretto di rallentare il passo della vita. It struck me because her illness
forced her to slow down the pace that her life had. Se prima faceva di tutto di più, correndo a destra e a sinistra. If before she always tried to do everything, running from one end to the other. Organizzando, lavorando, attiva e dinamica. Planning, working, living an active life. Ora invece deve selezionare di fare le cose più importanti. Now she has to prioritize to only do the most important things. E lascia altri compiti non essenziali ad altri. And she leaves the other non-essential tasks to others. O addirittura rimandati a una data da destinare. Or maybe even postponed indefinitely. Forse c'è qualcuno che ascolta oggi che può identificarsi con un certo senso di impotenza. Maybe some of you today can identify with a sort of feeling of being powerless. Vorresti fare di più, ma ti trovi impossibilitato. You'd want to do more, but you find yourself that you can't. Non puoi fare di più. That you can't do more. Forse sei malato. Maybe you're ill. O sei disoccupato. Or you're unemployed. O sei un rifugiato. Or you're a refugee. Il Signore vi dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. The Lord tells us: come to me, all of you who are weary and oppressed, and I will give you rest. Lo troviamo in Matteo 11:28. This we find in Matthew 11:28. Quindi, se non è una tua scelta dover riposare. So if it isn't your choice to rest. Vi voglio incoraggiare a non aver paura di accettare il riposo che Gesù ci offre. I want to encourage you to not reject the rest that the Lord gives you. Tornando sempre alle mie riflessioni dopo la settimana passata con mia sorella. Going back to my thoughts after that I had visited my sister. Ho potuto notare che costretto a rallentare abbiamo avuto più tempo per parlare insieme. I noticed that since she was forced to slow down, we had more time to talk. E per parlare di cose importanti. And to talk about important matters. E di questioni eterne. And of eternal matters. Quindi la mia seconda domanda oggi è. So my second question for you today is. Stai riposando abbastanza? Are you having enough rest? Se la risposta è no, cosa vorresti cambiare? If the answer is no, what would you like to change? Se invece credi di avere troppo tempo libero. If instead you believe to have too much free time. Dovuto a delle circostanze fuori dal tuo controllo. Due to circumstances that are out of your reach. Ti invito a chiedere al Signore. I encourage you to ask the Lord. Come vorresti che io passi questo tempo? How do you want that I spend this time? Forse hai più tempo per approfondire il tuo rapporto con Dio. Maybe you'll have more time to deepen your relationship with God. Conoscerlo meglio. Get to know him better. E di condividere la tua fede con chi ti sta vicino. And to share the faith that you have with others. Di ascoltarli e di incoraggiarli. To listen to them and encourage them. Vi sfido di chiedere al Signore come sfruttare la tua situazione. I challenge you to ask the Lord, how do I
use this situation? How do I use the situation that I'm in right now? Anche se non ho scelto di essere in quella situazione. Even if I didn't choose to be in that situation. Forse sei ancora indeciso se seguire Gesù ed accettare il suo riposo. Maybe you're still on the fence on whether I should follow the Lord or not, whether or not to accept Him. Quindi in conclusione oggi, so to wrap things up, vi invito di esaminare il vostro sonno, il vostro riposo. I invite you to examine your rest and your sleep. Perché il Signore dà riposo a chi ama e Egli ama i suoi figli. Because the Lord gives rest to those that He loves and He loves His children. Se invece ti trovi in una situazione in cui non puoi fare tutto quello che vuoi, if instead you're in a situation where you can't do everything that you want to do, ti invito di nuovo di chiedere al Signore cosa vuoi che io faccia. I encourage you to ask the Lord, what do you want me to do with my time? E aspetto una risposta. And they'll be waiting for answers. Preghiamo. Let's pray. Grazie Signore che sei tu il costruttore. Thank you Lord that you are the one that builds the house. E che mi hai creato per collaborare con te. God that you have created me to help you, to assist you in your work. E che posso trovare riposo per la mia anima. And that I can find rest for my soul. Grazie che il tuo giogo è dolce e il tuo carico è leggero. Thanks for the fact that your yoke is light and the weight is also light. Ti chiedo di togliere i pesi che portiamo, che non sono da te. I ask you that you shall remove the weights that we carry that are not from you. In the name of Jesus. In the name of Jesus I pray. Amen.